But that's the whole tragic point, my friends. What would I do? Pineto, città della bicicletta. Infatti, il 2 e 3 giugno nella città adriatica si è svolto il Cerrano Bike Expo, organizzato dalla DMC Borghi dell'Acquaviva nell'ambito dell'Abruzzo Open Day della regione Abruzzo. Durante la manifestazione, grande spazio è stato dedicato al progetto Biciclettica. Il progetto regionale vede capofila il comune di Roseto degli Abruzzi, in cui fanno parte anche i comuni di Pineto, Silvi e Atri. L'obiettivo di Biciclettica è quello di mantenere alto il livello di attenzione, aumentando l'informazione diretta sui rischi connessi all'uso dei veicoli e sull'importanza del rispetto delle norme del codice della strada. Sì, oggi è una giornata importante, 2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica, giornata in cui inauguriamo il Cerrano Bike Expo, quindi la fiera della bici, del cicloturismo, della mobilità sostenibile, e soprattutto un momento importante perché c'è una grande collaborazione e in qualche modo contaminazione nell'ambito di un progetto che si chiama Biciclettica, appunto, come dicevi, progetto che vede i quattro comuni, Atri, Pineto, Silvi e Roseto, da alcuni anni, diciamo, in sinergie, programmare, migliorare la sicurezza sul territorio. Il nostro comune nello specifico ha completato un tratto estremamente strategico di pista ciclabile che collega la zona dell'autostrada, quindi diciamo di una frazione, col centro urbano, e continuiamo da lì, diciamo, ad aggiungere nuovi pezzi. Oggi il tema della giornata portata, diciamo, all'attenzione è stato proprio il tema delle piste ciclabili e su questo stiamo lavorando e ci stiamo concentrando, perché se da una parte parliamo di mobilità sostenibile, parliamo di ambiente, parliamo di salute, parliamo anche di economia, perché spostarsi in bici sicuramente è più economico, parliamo di inquinamento, perché meno inquinamento in bici, dall'altra parliamo di sicurezza, perché di sicurezza stradale nello specifico, perché accadono davvero tanti drammi per le strade, e quindi quanto più saremo bravi, come dire, a creare dei percorsi riservati ai ciclisti e ai pedoni, e più, diciamo, andremo a ridurre questi numeri che poi, ahi noi, ci portano ad avere anche perdite, diciamo, durante l'anno nel paese. Un progetto che ha portato sicurezza ma anche tanta informazione, che è quella doverosa in questi casi. Sì, tanta informazione, perché poi non ci si limita, diciamo, all'opera pubblica, quindi alla pista eccetera, ma bisogna poi comunicare il senso della sicurezza stradale, quindi Biciclettica è come dire intervento sul territorio, però è anche informazione, sensibilizzazione soprattutto, perché abbiamo avuto diversi momenti nell'ambito di Biciclettica. Se penso, diciamo, al ritiro della Nazionale Ciclismo con Zanardi, fu un momento estremamente importante, con un messaggio davvero forte che è arrivato ad oltre 800 alunni dei quattro comuni, con la presenza e testimonial Zanardi, ma le tante altre attività che si stanno facendo, come oggi, insomma, perché sono momenti fondamentali per ricordare quanto sia, come dire, fondamentale essere attenti sulla strada per l'utente, e dall'altra parte, come dire, di sprono, di stimolo per le istituzioni, che devono sempre di più investire in tal senso. Partecipazione di Biciclettica è molto importante per noi, perché, come tutti gli altri partner che ci hanno dato una mano qui nell'allestimento di questo Cerrano Bike Expo, è fondamentale che tutti si raccolgano in un'unica rete per quanto riguarda il discorso della filiera produttiva, per quanto riguarda il bike. Chiaramente il discorso del bike su questa parte del bike to cost è assolutamente importante anche in termini turistici, ed è quello per cui abbiamo messo in piedi questi 2 giorni, con tanti campioni, con tanti bambini che girano qui sul nostro bike park, espositori, insomma la FIAB che è parte integrante del progetto, e chiaramente tutto questo viene fatto affinché l'Abruzzo diventi nel tempo una regione sempre più biciclabile, quindi biciclettica. Questo, diciamo, progetto Biciclettica è estremamente interessante, soprattutto per noi della FIAB, in quanto, appunto, come dice il nome stesso, siamo la Federazione Italiana Amici Bici, quindi un progetto che cura la sicurezza stradale e soprattutto la sicurezza anche delle persone che quotidianamente usano la bici, non solo per
per passatempo ma anche per la mobilità. Ad esempio io e molte altre persone di Roseto utilizzano la bici per andare al lavoro, per fare gli spostamenti quotidiani, e curare l'attenzione sulla sicurezza, sia sulla sicurezza di un ciclista, sia sulla sicurezza di un automobilista, il rispetto delle norme, la conoscenza delle norme, rimanere un metro e mezzo da un ciclista quando lo si sorpassa, sono piccole cose, piccole nozioni che spesso non si conoscono, che possono veramente fare la differenza fra un incidente anche con complicazioni gravissime e utilizzare un mezzo in assoluta sicurezza e tranquillità per la vita di tutti i giorni. Un bellissimo progetto soprattutto per i più piccoli che si avviano per la prima volta a queste biciclette. Beh, i più piccoli sono il futuro, la generazione mia, ho 37 anni, è chiaramente ancora molto votata all'utilizzo delle bici. Puntare a informare sull'utilizzo della bici, sulla sicurezza stradale, su come promuovere la sicurezza stradale, soprattutto sui più piccoli, è una garanzia per un futuro assolutamente diverso, fatto di sostenibilità, di ciclabili, un futuro che sicuramente sarà più a misura di uomo e contro, diciamo, altri sistemi che controllano l'economia attuale, ma su questo non mi dilungo. L'apertura del Ceranno Bike Expo è coinciso con la 7ª edizione della biciclettata e pattinata dell'Adriatico, che ha visto due gruppi partire da Francavilla al Mare e da San Benedetto del Tronto per una bella pedalata lungo la costa adriatica, che ha voluto mettere in luce soprattutto l'importanza e la sicurezza delle piste ciclabili. Una biciclettata dell'Adriatico che non si fermerà qui, ci saranno altre edizioni, forse magari con anche degli interventi in più sulle piste ciclabili. Ma il senso della biciclettata adriatica sin dalla sua prima edizione era spronare la regione Abruzzo a dar via diciamo ai lavori di collegamento e corridoio adriatico, quindi di questa pista poi successivamente denominata Bike to Coast, quindi la bici lungo la costa. E si è detto poco fa che ogni anno si aggiunge un tassello, ogni anno in quasi ogni comune si trova un pezzo nuovo. Siamo alla 7ª edizione, abbiamo una bella parte della nostra regione coperta da questa importante arteria. Adesso c'è da completare. Si diceva che per il 10° anno anniversario della biciclettata probabilmente avremo terminato, diciamo, questo corridoio. Io auspico che questo possa accadere già il prossimo anno, all'ottavo anno. Quanto è importante e che cosa può portare l'Abruzzo avere una pista ciclabile che parte dal nord fino ad arrivare al sud dell'Abruzzo? In termini economici e in termini di sviluppo turistico tantissimo, perché aggiungerei che oltre che partire dal nord al sud, quindi questi 131 km da Martensicuro a San Salvo, poi ci sono tutte le rientranze a pettine che nel tempo si svilupperanno lungo le parti dei fiumi, no? E quindi collegheranno anche l'entroterra. In più, con il collegamento dell'entroterra ci collegheremo con la parte tirrenica e quindi con Eurovelo 6, che è la parte più importante di queste autostrade delle bici che collegano l'Europa. Quindi in termini economici è una cosa importantissima per lo sviluppo turistico, per lo sviluppo di tutto l'indotto legato al turismo in bicicletta. Un Ceranno Bike Park che vuole far conoscere a tutti, anche a chi non si avvicina tanto al mondo della bicicletta, questo mondo che è sicuramente bello, salutare e anche sostenibile. Sì, è un regalo che una persona si fa andando in bicicletta e scegliendo di fare una vacanza in bicicletta, perché intanto a livello fisico, a livello di salute ne trova un beneficio. Poi oggi con le nuove tecnologie qui abbiamo espositori che presentano bici a pedalata assistita, quindi chiunque può avvicinarsi a quello che fino a qualche anno fa era solamente ed esclusivo appannaggio di chi era molto 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 allenato. Oggi con queste biciclette a pedalata assistita chiunque, la famiglia intera, può affrontare un tipo di vacanza di questo tipo e arrivare in Abruzzo, che ha tutte le caratteristiche per ospitare al massimo questo tipo di turismo. Come abbiamo detto col sindaco, però del tutto le manifestazioni della bicicletta, di riuscire di pedalare, l'importanza è sempre della sicurezza stradale. Sì, questo per noi è un mantra, noi in effetti è quello su cui anche la regione
si sta muovendo in futuro per la programmazione nel master plan di piste ciclabili sicure, e quindi noi come Bike Life, come organizzatori e come tour operator che lavora nell'ambito della vacanza in bicicletta, per noi è un mantra il casco, per noi è un mantra la sicurezza, per noi è un mantra avere biciclette che sono riconoscibili e con tutti i dispositivi giusti per andare in sicurezza, perché poi una vacanza deve rimanere una vacanza, deve rimanere un modo per scoprire un territorio in maniera slow e non deve essere assolutamente pericolosa. Voi che avete fatto questa pedalata questa mattina, come l'avete trovata e se avete avuto qualche difficoltà, parlando di sicurezza stradale? Ovviamente, purtroppo, essendo di Roseto, presidente della FIEB Roseto, il tratto peggiore per quanto riguarda il completamento ciclabile è appunto Roseto, e il rispetto delle norme stradali di convivenza fra ciclisti e automobilisti a Roseto è importantissimo, non avendo praticamente completato il corridoio verde adriatico a Roseto e avendo più della metà del territorio non coperte da piste ciclabili. Quindi cercheremo di migliorare anche tramite il progetto Biciclettica il percorso ciclabile di Roseto. Un progetto, come diceva lei, che potrebbe portare finalmente a vedere la luce di questa sede stradale, che vi permetterà di andare in bici in totale sicurezza. Ce lo auguriamo, almeno speriamo che in futuro sia così. Lavoreremo su questo, collaboreremo con Biciclettica e cercheremo di portare a termine anche la ciclabile a Roseto. Durante la giornata anche testimonial d'eccezione, tra cui il campione di ciclismo su strada Alessandro Petacchi. Belli, ho fatto dalla partenza del monumento di questa ciclopedonale che sta per essere insomma terminata, hanno detto ci vorrà ancora un annetto e mezzo, e è una bella iniziativa. 130 km di ciclopedonale sono veramente tanti e è importante per la sicurezza sicuramente del ciclista, del pedone. Purtroppo in Italia tutti i giorni ne succedono tante, anche durante il Giro d'Italia abbiamo visto quello che è successo. E sono brutte, purtroppo tante volte siamo un po' poco rispettati, no? E capisco che magari diamo fastidio in certi momenti, però qui ho notato un po' le strade rotte e questo ti porta magari a evitare la buca, andare un pochino più in mezzo alla strada e può dare ancora più fastidio all'automobilista, però nel rispetto di tutti credo che fare un'iniziativa così e promuovere questa cosa, questa ciclopedonale, è molto importante. Sì, io per lavoro sono stato in Olanda, in Belgio, e in Olanda la cultura diciamo della bici è, ci sono un milione di biciclette, quindi ci sono le piste ciclabili, si è obbligato a camminare sulle piste ciclabili. È anche vero che il territorio presenta una morfologia diversa, è più facile costruirle, sono più dritte, ci sono meno curve, e nel nostro continente diciamo è un pochino più complicato, però si può realizzare chiaramente con le dovute precauzioni, però è giusto intraprendere questa strada per la sicurezza e soprattutto dove possono anche camminare i bambini, giocare e praticare questo bellissimo sport. Ma forse proprio del tutto no, bisognerebbe magari già dalle scuole cominciare a istruire, già diciamo dalle elementari, cominciare a far capire ai bambini, fare un progetto di formazione, di come si va per la strada, che ci sono tantissimi pericoli, purtroppo ne succedono talmente tante che si possono anche evitare tante, quindi partire con un progetto del genere, dedicare magari mezz'ora alla settimana a spiegare ai bambini o alle famiglie, o fare dei ritrovi, anche fare dei piccoli corsi, sarebbe una buona iniziativa.
box.